Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana dei Transformers su Facebook. Oggi condividerò con voi un'emozione davvero molto forte, poiché per me oggi si va a chiudere un cerchio. Avevo 5 anni, era il 1985, ero sul tavolo, sul banco di quella scuola materna e un mio amichetto tira fuori un'auto gialla ed improvvisamente la trasforma in un robot. È stata la primissima volta in cui ho visto un Transformer, subito folgorato, non conoscevo ancora il cartoon, rimasi folgorato subito dal giocattolo. Amichetto molto geloso che non me l'ha mai fatto toccare, quel robot non l'ho più rivisto in tutta l'infanzia ed è rimasto quindi impresso nella mia mente e nel mio cuore, quindi mai più recuperato se non in età adulta, come avete già visto dall'introduzione. Ma ho voluto recuperarlo non in una versione normale, ma l'ho recuperato nella versione delle origini, cioè la Diaclone Jig. Nei primi anni 80 la ditta giapponese Takara dà origine alla linea Diaclone, costituita prevalentemente da veicoli fantascientifici e robot sia trasformabili sia che si univano tra di loro, caratterizzata da pilotini chiamati Dianauti di circa 3 cm con piedi magnetici. Nel 1982, sempre nella Diaclone, arrivano le Car Robots, Diaclone. che a differenza di quello che si è visto precedentemente, erano veicoli di tutti i giorni, quindi automobili, camion, e i Dianauti erano semplicemente in questo caso dei pilotini che si inserivano all'interno appunto di questi veicoli. Ed è qui che interviene la monumentale Jig, che importa qui da noi in Italia questi Diaclone Car Robots, chiamandoli Autorobot, ci mette il logo Transformer che andrà a caratterizzare tutta la produzione dei pre-Transformers, quindi prima dei Transformers con la N, Transformers come li conosciamo oggi, quindi c'erano i Transformer che sono prerogativa Jig. Dopo, nei primi box Transformers, sempre qui in Italia, ci sarà ancora il Transformer, sempre con marchio Jig. Ed ora, religioso silenzio, ci andiamo a guardare uno degli spot pubblicitari più significativi della Jig Transformer. Lineate, autorobot, pronti? Via! Giochiamo a Transformer! Autorobot Transformer, tutte sparanti. Chiedi in omaggio il catalogo Transformer nei punti vendita Linea Jig. Successivamente, nel 1984, la ditta americana Hasbro acquisisce la licenza per poter vendere sia le Car Robots sia i microchange, i quali microchange sono oggetti di tutti i giorni, quindi pistole, macchine fotografiche, microscopi, quindi oggetti piccoli, diciamo, che si trasformano in robot. Dall'unione di queste due linee ha originato i Transformers come oggi li conosciamo. Ha commissionato una storia, quindi con fumetti e cartoon. E sono nati gli Autobot e i Decepticons, la lotta tra le due fazioni, le origini sul pianeta Cybertron e tutto quello che conosciamo. Ci sono anche altri personaggi, come ad esempio Omega Supreme e Jetfire, che vengono da tutte altre linee, che sono stati comunque inglobati nel brand Transformers. E dunque torniamo alla nostra Lamborghini gialla Transformer, che successivamente nei Transformers diventerà Sunstreaker, personaggio molto vanitoso, personaggio che dà più importanza alla carrozzeria che a tutto il resto, e insieme a Freccia, la Lamborghini rossa che tutti conosciamo, costituirà l'iconico duo dei fratelli Lambor. Adesso ci andiamo a guardare velocemente il debutto dei fratelli Lambor nella Generation One Cartoon. Finalmente, ecco i soccorsi. Ma
fai attenzione, mi hai rovinato la carrozzeria! Devo atterrare, sono danneggiato! Ti seguo come un'ombra! Grazie per l'aiuto, amici! E per la mia carrozzeria! Ed ora, con una certa emozione, andò ad aprire insieme a voi questo stupendo Diaclone Jig Transformer. Andiamo di là a parlarne. Ed ecco un'altra di quelle rockstar delle quali ho sempre visto negli anni fotografie ovunque, e finalmente la incontri dal vivo e l'emozione è indescrivibile. Ed eccolo qua, il sogno di una vita. Come ben sappiamo, il punto di forza di questi modelli vintage è la modalità alternativa, in quanto abbiamo in questo caso un'auto assolutamente perfetta, con parti in metallo, ruote in gomma, ma come dico sempre in queste video recensioni su questi prodotti del cuore, passatemi il termine, non andrò a fare tanto una video recensione tecnica, ma sarà più che altro un contenitore di ricordi ed emozioni. In quanto Diaclone ha ovviamente l'abitacolo per ospitare il pilotino di Anauta, come accessori abbiamo questi due componenti per le spalle del robot, i pugni, mani rigorosamente sparabili, poiché sappiamo bene che un robot degli anni 80 che non sparava i pugni non era nessuno. E qui abbiamo i classici fungoni della Jig, i missili super sicuri, talmente sicuri che appena li sparavi franavano in terra, quindi non c'era verso che ti andassero in bocca o negli occhi. Preciso che questi componenti sul retro dell'auto sono dei componenti custom che non corrispondono alla Lamborghini reale. Comparazione con l'eccellenza odierna per quanto riguarda il personaggio Sunstreaker, la versione Masterpiece Takara. Di solito questo sarebbe il momento dell'apertura della birretta, ma essendo un modello molto molto speciale, si merita qualcos'altro di più speciale. E quindi mandiamo un bel bicchierino di rum giù a canna e andiamo a trasformare. Ed ecco il celeberrimo robot, gambe fisse, articolato soltanto sul gomito, braccia gorillesche, ma come dicevo prima,
Questa non è una recensione tecnica sull'estetica e quant'altro. Stiamo parlando di giocattoli sognati da noi bambini degli anni 80, giocattoli che erano in quegli anni il massimo che potevamo desiderare dalla vita, dal punto di vista appunto del giocattolo, e quindi questo è semplicemente un immenso contenitore di ricordi e sogni. Quindi pugni sparabili con l'apposito pulsante, e in alternativa ci sono i missili super fungonati. Devo dire che, al di là del fatto che all'epoca mi facevano arrabbiare questi fungoni perché era impossibile farli volare, soltanto con tanta fantasia potevano volare, devo dire che sono stati un'altra bella botta, poiché erano 38 anni che non ne vedevo uno, e quindi potete immaginare che resta sempre il discorso affettivo. Altra comparazione in modalità robot con il masterpiece Takara. Vi confesso che non è stato facile per me realizzare questo video, in quanto questo è un oggetto che io guarderei in religioso silenzio con occhi luccicanti, e quindi ho comunque provato a fare questo video che più che altro appunto una condivisione con voi di questo momento dal punto di vista collezionistico molto importante per me. Ne approfitto per ringraziare Dario Migliorini per la sua grande disponibilità e serietà, ma soprattutto ringrazio Igor Venturini, che è un po' il mio consigliere ma ufficiale ogni volta che devo fare questi acquisti così importanti per la mia collezione. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.